Signore e signori, ci presentiamo a tutta la piazza. Noi siamo il gruppo di Ridateci del Nucciole, che fa capo all'associazione ufficialmente registrata sul comune di Gricignano, l'Uomo della Pioggia. Siamo un gruppo che si sta interessando a tutti i problemi cittadini. Oggi siamo qua per la lotta alla puzza. Adesso di fila in fila vi elencheremo i nostri, quelli che abbiamo soprannominato i 10 comandamenti, le ragioni per cui oggi stiamo in piazza. Sapete perché oggi stiamo in piazza? Primo, per dire basta allo sgradevole odore che l'industria RG ogni giorno ci fa respirare. Perché vogliamo un'aria pulita per i nostri figli. Perché questo inquinamento causato da questa fabbrica causa la morte. Le tossine finiscono sulle coltivazioni e nell'acqua che usiamo per cucinare attraverso le falde, a pittare inquinandoci interiormente. Per dire basta alle morti giovanili che hanno colpito questa zona. Per non essere diversi dal resto d'Italia, dove non si riscontrano queste problematiche. Per dire basta al sistema territoriale, che permette di ucciderci vendendoci come cavie per pochi soldi, perché il sistema comuni possono loro combattere al nostro fianco per un'aria migliore. E gli ultimi due comandamenti, che secondo me sono i più importanti, è il nono, per guardare la felicità negli occhi dei nostri figli, non la sofferenza di chi è costretto a sottoporsi a cure tumorali. E 10, perché vogliamo vivere! Dopo aver elencato i nostri, quelli che abbiamo soprannominato 10 comandamenti, vorremmo parlare adesso un pochino delle problematiche che ci stanno. Oltre olfattive, oltre salutari, oltre a tutte le cause tumorali e salutari eccetera eccetera, vorrei parlare anche di coloro che abitano nel Parco Mirabella. Quelli che stanno nel Parco Mirabella, oltretutto all'inquinamento che già stanno subendo, là si parla anche di inquinamento acustico, in quanto loro tutta la notte non sentono altro che dire camion 1, deposito 4, camion 5, deposito 6, vanno avanti così tutta la notte, sti poverini non dormono nemmeno più. Questa è un'ulteriore causa per lottare, uno stress. Gli stress sono da non sottovalutare, gli stress comunque influiscono sulla salute degli esseri umani. Oltretutto i nostri bambini, io ho notato, avendo iniziato una mia dieta personale, non tutti possiamo permetterci di frequentare delle palestre, ecco, molti di noi preferiscono andare a correre il pomeriggio, magari la sera come noi mamme, lasciati i bambini a casa, andiamo a correre, a camminare un pochino, ecco. Questa puzza si presenta puntualmente all'orario che noi mettiamo finalmente a letto i nostri bambini e iniziamo a fare quattro passi a piedi. Cioè in pratica che succede? Ci dovete pagare anche i danni di non poter camminare e ingrassare tutti come porci? Quella è la questione. Ci stanno una marea di problematiche in questo paese e nelle zone limitrofi che noi mamme, che noi del gruppo Ridateci le Lucciole, ci siamo stancati di subire e penso come me tutta la popolazione, ecco perché vi stiamo sollecitando, stiamo qua in piazza oggi a fare questa raccolta di firme e fondi, perché vogliamo che le nostre problematiche, voi appoggiate che siano anche le vostre, non è giusto che noi stiamo qua e gli altri stanno seduti in piazza tranquillamente, perché i danni li stiamo subendo tutti, ecco questo è quello che volevo dire, ringrazio tutti coloro che già hanno messo la firma.
ringrazio coloro che la metteranno, ringrazio i sindaci di Carinaro, Gricignano, Eccesa e Teverola che ci hanno ricevuto di loro spontanea volontà, della proposta addirittura che ci ha fatto il sindaco di Teverola di essere portavoci dell'intero popolo. In pratica cosa succederà? Da oggi quando faranno delle riunioni in qualsiasi posto, sia sul comune, sia alla regione, sia ai comitati, sia al TAR, noi andremo al posto vostro, noi faremo la faccia di tutti voi popolani, quello che sapremo noi lo saprete immediatamente anche voi e sarà giusto così, basta con il passavoce e dire questo mi ha detto questo, quest'altro mi ha detto quest'altro, no, stavolta sentiremo noi con le nostre orecchie e faremo voce a tutti voi il popolo. Ecco, grazie, voglio ringraziare tutti quelli pure che hanno collaborato come la cartolibreria Diretto che ci ha fornito il materiale per fare tutti gli striscioni che vedete, anche a te Stefano Damiano ringraziamo per averci fornito tantissimi volantini, per essere sempre disponibile quando ti chiamiamo, ringraziamo i sindaci, ho dimenticato qualcun altro, ragazze, ringraziamo tutti, ringraziamo il marito della signora Lucia di Foggia che ci ha fornito un pacco di ben 2000 volantini, cose non da poco. Ringraziamo tutti perché noi ci abbiamo messo la faccia, ma l'impegno c'è stato. Ecco qua, grazie a tutti, grazie, vi facciamo i ringraziamenti dal nostro gruppo a tutti quanti. Vi saluto, arrivederci.